high-tech. All'ospedale universitario di Malmo, in Svezia, si operano quotidianamente pazienti con lesioni alle mani. A volte l'amputazione di un dito o dell'intera mano è l'unica opzione percorribile, con tutto quello che ne deriva per il paziente riguardo alla possibilità di afferrare gli oggetti e il senso del tatto. Le protesi moderne possono essere molto d'aiuto. Attraverso diversi dispositivi, i pazienti possono essere di nuovo in grado di prendere e portare oggetti, così come di scrivere. Per quanto riguarda il tatto, gli scienziati sono all'opera per ricreare artificialmente tale senso. Alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, i ricercatori dei progetti europei NanoBioTact e NanoBioTouch stanno sviluppando un dito artificiale che può essere collegato direttamente al sistema nervoso centrale. Alla base vi è un insieme di sensori di pressione che imitano la risoluzione spaziale, la sensibilità e le dinamiche dei sensori neurotattili umani. La ricercatrice Lucia Beccai è sicura che la robotica innovativa debba trarre ispirazione dalla natura. Nel nostro dito umano noi abbiamo una serie di recettori tattili. Questi recettori servono a noi, all'uomo, per sentire l'ambiente esterno. Quindi noi quello che facciamo è cerchiamo una tecnologia per integrare un certo numero di sensori all'interno di un dito artificiale. Prima di giungere a questo punto, però, gli scienziati hanno dovuto studiare il senso umano del tatto. All'Università di Birmingham sono stati condotti alcuni studi che hanno coinvolto persone con paralisi che hanno perso tale senso e altre senza questo genere di problemi. I ricercatori stanno qui testando un paziente utilizzando diverse superfici. L'uomo deve dire se sono ruvide o lisce. Un computer analizza le aree del cervello coinvolte. Ho avuto un'emorragia cerebrale che ha avuto conseguenze sul mio braccio sinistro, ora fondamentalmente inutile. Il professor Alan Nguyen è un esperto del movimento umano e cerca di capire come il cervello usa gli input sensoriali. Nel caso di Mike abbiamo danni in una parte del cervello, mentre il resto è a posto. Sappiamo così che questa parte è molto importante per il tatto. È molto interessante perciò lavorare con persone che hanno avuto un ictus, che hanno deficit selettivi. Ci permette di conoscere come il cervello prende le informazioni e come le utilizza. E se sappiamo quello, allora possiamo sviluppare una rete neurale che potrebbe essere in grado di fare la stessa cosa. A Pisa, gli scienziati stanno quindi cercando di trasferire questo sapere all'interno di sistemi robotici per creare il primo dito artificiale. Attualmente quest'ultimo è in grado di riconoscere il 90% delle superfici testate. Per costruire questo dispositivo sono state incrociate conoscenze di neurologia, nanotecnologia, robotica e anche di biotecnologia per giungere in futuro a coprire il dito con una pelle artificiale.